Giuseppe ha ributtato il nuovo sindaco di Dolcedo, allora risultato appena confermato, c'è stato anche un buon divario rispetto a Gandolfo. Il primo commento qual è? Grande soddisfazione, sicuramente non è stato facile, soprattutto perché di là ho un concorrente di esperienza con una buona lista e che ha lavorato molto durante la campagna elettorale, quindi la soddisfazione è doppia. Adesso, innanzitutto grazie anche ai miei compagni di lista che mi hanno aiutato, che mi hanno supportato e sopportato e hanno lavorato bene, credo che complessivamente sia un riconoscimento del lavoro che è stato fatto dall'amministrazione Danio, da Cambiamo Dolcedo e anche in questi ultimi 5 anni in cui ho ricoperto la carica di assessore ai lavori pubblici, quindi secondo me è un giusto riconoscimento. Certo che adesso è tempo di festeggiare e poi dopo è necessario cominciare a lavorare perché i problemi da risolvere sono tanti. Cosa c'è fra le prime cose sulla scrivania? Che cosa troverà? Le prime cose sulla scrivania sono certamente i cantieri della scuola e della bretella. Poi sicuramente dovremo dedicarci a quello, all'aspetto che abbiamo forse un po' trascurato, come ho dichiarato più volte, ossia una maggiore cura delle frazioni e quindi una maggiore attenzione alle frazioni, alla manutenzione, eccetera. Ma sicuramente al primo posto adesso ci sono i due cantieri principali della scuola e della bretella. Buon lavoro, sindaco. Grazie, grazie.